Ciao, sono Marcus di Roots of Change. Quella che segue è una traduzione video di Audiodab approvata da me. Divertirsi. Bene, oggi è stato un grande giorno nella storia della Malesia. Dopo 60 anni di governo, il partito al potere è stato finalmente sconfitto dall'opposizione. Nessuno si aspettava che accadesse davvero, ma è enorme. E ho avuto una giornata molto calda e lunga sulla moto. 2166 metri di dislivello attraverso le piantagioni di palme. Caldissimo. E circa 140 chilometri. Sono abbastanza distrutto. Ho un posticino carino dove stare. Il mio letto di topolino. Topolino e Minnie Mouse. Sono all'hotel Bichu qui a Jemas, Malesia, nella penisola centrale. Immagino a sud-est di Kuala Lumpur. Sono diretto a Singapore. Sono stanco. Ho bisogno di molto cibo. Ok, quindi vedo alcune persone che passano in macchina piuttosto eccitate. Alcune persone che sembrano tristi. È interessante, ma sono nella terra delle palme, la terra delle palme. Piantagioni di palme ovunque. A perdita d'occhio. E un po' deprimente, davvero. Potevo immaginare l'aspetto della giungla prima che fosse livellata e trasformata in palma ovunque. E proprio dappertutto. Awas pembinandi haripan. Guarda le palme. I am 70 years old now. Ananas. Tanto ananas. E piantagioni di palme.
and palm plantations. Guarda laggiù. Penso che si possa vedere un'isola dell'Indonesia laggiù. Domani andrò a Singapore in bicicletta. E mi inventerò il mio visto e, si spera, un giro in barca per arrivare a Sumatra. È stato piuttosto impegnativo farlo a causa delle immigrazioni e dei posti di dogana e cose del genere. Quindi spero di riuscire a capirlo e di riuscire a raggiungere Sumatra. Altrimenti, starò a Singapore per una settimana o due e poi tornerò in Malesia e probabilmente passerò altri 3 mesi qui, lavorerò, forse andrò in una fattoria, forse farò un altro Apasna perché Apasna era pazzo. Le elezioni si sono appena svolte qui e per la prima volta in 60 anni il partito di opposizione ha vinto. Anche se l'opposizione è stata guidata da uno dei ragazzi che ha governato il partito al potere per 20 anni, ha fatto cose piuttosto folli come primo ministro. Sono sorpreso che l'abbiano rieletto, è davvero interessante, ma la gente è entusiasta. Il precedente primo ministro e praticamente tutto il suo gabinetto erano piuttosto corrotti. Il primo ministro aveva ricevuto una donazione di 800 milioni di dollari sul suo conto in banca. Sì, va bene, è solo un regalo. Non è un grosso problema. Speriamo che ci siano dei cambiamenti. Ma per ora, sto per uscire in bicicletta da Pontian, che si trova sulla costa di Malacca, a Johor Bahru, che suona come i bassifondi di Singapore. Sarà quindi interessante passare la notte lì e poi andare a Singapore in bicicletta domani mattina. Sebahagianku rasa ini.